eccolo qui, entra a gamba tesa il nuovissimo Dream L10 Pro, il robot aspirapolvere lava pavimenti di Xiaomi, che va un po' a far tremare tutti i vari produttori, compreso Roborock, perché lui che specialità, ve lo dico subito, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Che cosa introduce adesso la cara Dream, che vi ricordo è sempre un'azienda di Xiaomi che si occupava del settore aspirapolveri, adesso si sta lanciando anche nel settore robot aspirapolveri e sta lanciando prodotti molto interessanti. In questo canale abbiamo visto il Dream D9, pazzesco per il rapporto qualità-prezzo, ma questo qui lo è ancora di più. Si tratta del modello L10 Pro e qual è la sua novità principale? Lo vedete voi stessi, ovvero questa telecamera frontale che vi permette di andare a individuare quegli oggetti che magari durante l'aspirazione possono creare problemi. Lui adesso, avendo anche questa telecamera, riesce a evitare gli ostacoli, quindi diventa ancora più intelligente di prima. Dentro la confezione troviamo ovviamente tutto il necessario per utilizzare il robot aspirapolvere, base di ricarica con contatti. Abbiamo il serbatoio dell'acqua, serbatoio motorizzato da 270 ml e abbiamo il cavo di alimentazione per la base di ricarica, la spazzola qui laterale singola per evitare che si aggrovigli ad esempio sulle tende, e abbiamo anche il manuale di istruzioni e la guida rapida per configurare il robot con la Mi Home. Aprendo qui il coperchio, che cosa troviamo? Troviamo il necessario per la pulizia del robot. Infatti qui abbiamo un serbatoio da 570 ml, uno tra i più grandi nel settore dei robot aspirapolvere di Xiaomi, tant'è che il Roborock arriva fino a 460 ml con il suo S6 V Max. Sempre dentro che cosa abbiamo? Abbiamo la spazzola per pulire da capelli e polvere. Per quanto riguarda il serbatoio, anche lui è molto semplice da configurare, perché basta davvero fare tac e lui è già subito pronto. E come avete sentito, il robot parla in italiano. In realtà, se qualcuno di voi ha avuto un Roborock o comunque un robot Xiaomi, lato design sono molto simili tra di loro. Che cosa cambia in questo robot? In questo robot cambiano le caratteristiche. Per il rapporto qualità-prezzo attuale, penso forse sia tra i migliori attualmente disponibili. Ha un serbatoio per la sporcizia molto grande, 570 ml, l'S6 V Max di Roborock 460 ml, come anche l'S5 V Max. Se non vado errato, anche l'Ecovax T8 è da solo 430 ml. Anche l'aspetto aspirazione è uno tra i più potenti, quasi il doppio, 4000 PA, mentre Roborock si aggira sui 2500, 2000, non va oltre, mentre l'Ecovax T8 arriva a 1500 PA. La batteria è anche una tra le più grandi e abbiamo anche i sensori per evitare che il robot cada per terra. Per la batteria invece siamo in linea con gli altri robot, ma Dream promette una durata più lunga con i consumi, infatti riesce a gestire fino a 2 ore e mezza la pulizia. Qui invece abbiamo la spazzola principale, che tra l'altro ha una cosa che a me piace tantissimo. Andando a togliere la spazzola, cosa mi capitava spesso in alcuni robot? Mi capitava che qui si aggrovigliassero i capelli, e anche andando con una forbice, un coltello, diventava molto difficile tagliarli. Guardate cosa possiamo fare in questa spazzola: possiamo togliere i supporti laterali così da rimuovere i capelli. Mamma mia, quante volte mi dava fastidio sta cosa, e finalmente qualcuno ha pensato anche a rimuovere facilmente questi accessori. Adesso avvierò il robot e vediamo come si comporta per la pulizia. Adesso, come sentite, si è avviato e vediamo anche cosa fa con gli ostacoli. In questo caso io sto facendo una pulizia a zona, quindi gli sto dicendo: pulisci questa parte del corridoio. E ho posizionato un cuscino. Vediamo che cosa fa con il cuscino. Eccolo lì. Con buona probabilità adesso l'ha rilevato e dovrebbe girargli intorno. Ecco, adesso ha riconosciuto dove si trova, perché avendo un radar lui in continuazione possiamo spostarlo. Ecco, si avvicina al cuscino, cerca di evitarlo. Ovviamente ci sarà un contatto minimo, e poi il cuscino, essendo leggero, lo toccherà. Però guardate bene come fa i contorni della stanza senza andarci violentemente. Ora, terminato di fare i bordi e continuerà con la pulizia interna. Ha rilevato, come vedete, il cuscino e non ci va con aggressione. Al massimo lo toccherà, lo sposterà leggermente, ma come potete vedere l'ostacolo l'ha rilevato e quindi ci gira intorno per
pulire al massimo la stanza. Vedete? Proprio lo evita. Diamo ora uno sguardo a cosa fa con la scarpa. Anche in questo caso ha rilevato la scarpa, la ciabatta. E cosa fa adesso il robot? Ci gira intorno, senza portarsi la ciabatta dietro, ci gira intorno, pulisce, così evitiamo di mettere in disordine la casa. Ecco, vedete, lui gira intorno, anzi in questo caso non l'ha neanche toccata e la ciabatta è rimasta dove io l'ho lasciata. E nel frattempo il robot che cosa fa? Continua a pulire tutto quello che può verso l'interno. Avete visto? Dove c'è l'oggetto neanche muove la spazzola per evitare che magari si ingroviglia, se ci sono ad esempio i lacci, quelle cose lì, e quindi abbiamo una pulizia sicura. Diamo uno sguardo all'applicazione, che è praticamente la Xiaomi Home, dove ho tutti i miei dispositivi, e qui c'è il Dreambot. L'applicazione ha in automatico suddiviso in stanze, io ho assegnato praticamente il tag per ogni stanza per dirgli guarda questa è la camera da letto, questo è il salotto. Tra i vari comandi abbiamo la pulizia a camera, ovvero noi selezioniamo la stanza e gli diciamo vieni a pulire ad esempio nell'ufficio, oppure tutto, lui effettua una pulizia generale della casa, possiamo anche dirgli di passare più volte, e abbiamo la pulizia zona dove gli possiamo dire guarda pulisci in una zona specifica. Un'importante opzione è gestione mappe, se dovessimo avere una casa a più piani non c'è nessun problema, attiviamo l'opzione multipiano e gestiamo fino a 3 mappe in automatico. In alto a sinistra abbiamo tutte le statistiche su quanto ha pulito, per quanto tempo, premiamo i pallini e accedendo in impostazioni possiamo impostare il fuso orario, possiamo impostare il volume e la voce. Io in questo caso ho scaricato il pack italiano per parlare in italiano. Abbiamo anche la possibilità di attivare il riconoscimento dei tappeti e anche di attivare la funzione 3D. Gli diciamo di utilizzare la telecamera per riconoscere gli oggetti. Pulizia mocio serve per indicare al robot guarda quando avvii la pulizia ricordati che stai utilizzando un panno di pulizia. Tra tutte le opzioni possiamo anche impostare il livello di pulizia, possiamo impostare l'opzione silenziosa che attiva una potenza molto bassa per poi andare in standard, alta potenza e turbo che utilizza tutti i 4000 PA. Stessa cosa per il livello dell'acqua, abbiamo fino a 3 livelli, basso, medio, elevata. In pulizia programmata possiamo andare a verificare quando il robot deve attivarsi, io in questo caso ho impostato tutti i giorni alle 8 di mattina, se no posso anche decidere di pulire in determinati orari, in determinati giorni della settimana senza alcun tipo di problema. Abbiamo anche l'opzione telecomando che ci permette di utilizzare il robot in funzione manuale. Ci sono anche le scene intelligenti che ci permettono di andare a integrare anche tutti i vari sensori, ad esempio di Xiaomi, possiamo dirgli guarda se rilevi un movimento attivami il robot. Per farvi vedere come si è comportato in questi giorni basta che vado in cronologia della pulizia e vedo quanto ha lavorato il mio robot. Vabbè, non considerate il 24 aprile perché è quando ho iniziato a registrare tutte le clip per questa recensione. Correndo verso il basso possiamo vedere quanti metri quadri è riuscito a pulire. Considerate che comunque la mia casa non è da 50 metri quadri, però la zona calpestabile, quindi escludendo tutti i mobili, tutti i balconi, tutte le cornici, sono 43 metri quadri. Più o meno per ogni metro quadro impiega un minuto. Per esempio, sempre oggi ha pulito tutta la casa e abbiamo uno storico anche di dove è andato a pulire. Ovviamente le zone dove non è andato è perché c'è un ostacolo o perché semplicemente il robot non ci passa. In ogni caso adesso ho impostato quest'area qui che vedete, così vediamo bene come si comporta con le briciole e la farina che c'è invece lì in fondo a sinistra. Allora, ha iniziato con la pulizia dei bordi, ha iniziato la raccolta delle prime briciole e vediamo se Teo va all'attacco, poverino. Teo è andato subito all'attacco, il robot comunque ha riconosciuto il coniglio e l'ha evitato, infatti il mio coniglio è lì all'angolo. Ok, è iniziato il primo ciclo di pulizia dello sporco, come vedete è sopra praticamente e dove è andato è riuscito ad aspirare. La spazzola inizia ad andare più piano per evitare di sparare tutte le briciole ovunque. E anche questo è molto molto da robot intelligente. Nel frattempo il mio coniglio è andato all'attacco. Adesso va di nuovo sulle briciole. Ecco lì. La farina l'ha presa quasi tutta. Ecco qui, raccolta anche la farina. La farina non c'è quasi più. Ovviamente dove non è passato qualcosa è rimasto. Sta salendo sulle briciole. Ecco qui che passa di nuovo.
e praticamente quasi tutto scomparso, un altro ciclo di pulizia e voilà, ha aspirato tutto. Ritorno alla stazione di ricarica per caricare. Una volta finito, che cosa fa? Va alla ricerca della base. Adesso ha individuato la base e in automatico torna da solo, si posiziona correttamente per essere il più preciso possibile e pian piano si avvicina per il caricamento. Ecco qua. Inizio caricamento. Come sentite, mi dice il robot ha iniziato a caricarsi, ma lo sapete la cosa bella? Facciamo finta che sono arrivato qui, apro e per sbaglio gli tiro un calcio. Guardate che cosa fa in autonomia dopo qualche secondo. Eccolo, vedete? Ha riconosciuto che è stato spostato e in autonomia si riaccende per tornare a ricaricarsi. Ed ecco qui, adesso si è riposizionato e ha di nuovo iniziato a ricaricarsi. Adesso andiamo a riempire il serbatoio dell'acqua, così vediamo come lava. E non so se si vede, guardate qui, c'è anche il motorino che va a pompare l'acqua. Poderac, posso andare a inserire un liquido, un detersivo? Non ve lo consiglio, ci sono determinati detersivi e su Amazon non costano neanche tanto. Vi lascio il link qui sotto in descrizione del detersivo che uso io. Sempre per la pulizia, per renderla efficiente, vi consiglio già di rendere umido il panno qui sotto, così lui andrà comunque a bagnare il pavimento, ma già fin dall'inizio inizia il lavaggio. Come vi ho anticipato, l'installazione è molto semplice, infatti basta posizionare il serbatoio qui sotto. Ecco qui. Inizio caricamento. Il vano dell'acqua è stato montato. Avete sentito? E il robot è pronto per lavare il pavimento. Ed eccolo qui il robot, adesso ha un panno installato e non so se si riesce a vedere alla telecamera, ma lascia un leggero alone d'acqua, poi dall'applicazione comunque possiamo regolare la quantità e lui procede con la pulizia. C'è anche il motorino che ogni tanto si sente, fa pss 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 pss. E vedete la differenza, lì è bagnato mentre qui ancora è asciutto. Una volta terminata la pulizia, come vedete il panno è tutto sporco, noi possiamo tranquillamente usare lo strappo, lo facciamo passare per la slitta e voilà, lo possiamo tranquillamente mettere in lavatrice per pulirlo al meglio. Devo dire che questo L10 Pro di Dream entra a gamba tesa nel mondo di Xiaomi e rivoluziona soprattutto il rapporto qualità-prezzo, perché qui abbiamo un robot con una fotocamera che è in grado di riconoscere gli ostacoli, una scansione laser e il prezzo si aggira sui 300 euro. Anche le caratteristiche rispetto al cugino Roborock sono decisamente migliori, forse il serbatoio dell'acqua, ma ormai sapete che nel settore pulizia con l'acqua questi robot non è che possiamo pretendere chissà che pulizie, quindi ci sta che magari il serbatoio è un po' più piccolo, ma il serbatoio principale, quello della polvere, quello che utilizziamo ogni giorno, è molto più grande rispetto alla concorrenza, ma comunque rimane sempre negli standard di Xiaomi. Infatti utilizziamo la stessa applicazione, utilizziamo le stesse skill per gli assistenti vocali come quello di Amazon, come quello di Google. Molto semplice la manutenzione anche dei rulli, si smonta tutto, l'applicazione è chiara, ti spiega in italiano, soprattutto parla in italiano. Non so se avete notato nei vari video, ma quando lui si avvicina a un ostacolo, tra le varie funzioni rallenta anche la velocità della spazzola anteriore. In questo modo che cosa evitiamo? Evitiamo che va a raccogliere con sé magari fili, cavi attorno all'ostacolo e dopo evita quindi che lo tira con sé all'interno della spazzola principale. Proprio a livello di algoritmo ho riscontrato grossi miglioramenti e soprattutto il prezzo è uno tra i migliori, perché parliamo di circa 300 euro, anzi qualcosina in meno con le offerte. Vi consiglio di entrare nel canale delle offerte che vi lascio qui sotto in descrizione, ed è per questo che io lo considero un best buy per questo 2021. L'unica critica che magari gli posso dare è che la fotocamera, ad esempio sul Roborock, nell'applicazione di Xiaomi, ci indica nella mappa, guarda, ho riscontrato la presenza di queste scarpe, ti fa pure la foto e ti manda dopo
lo screenshot, mentre qui la fotocamera viene utilizzata solamente nell'algoritmo, quindi non possiamo utilizzare il robot per la videosorveglianza. Non è una cosa molto importante, anzi abbiamo una privacy magari in più perché non salva nulla nel database di Xiaomi e sfrutta questa funzione solamente per migliorare la pulizia. Dove lo trovate? Vi lascio il link di AliExpress e anche di Amazon appena arriverà. Spero che la recensione vi sia piaciuta, se così lasciate mi piace, iscrivetevi al canale per i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!